Il linfoma primitivo del mediastino è una malattia molto particolare, è un linfoma relativamente raro, molto aggressivo, che si presenta con una massa toracica che può comprimere i vasi e le vie respiratorie causando delle vere emergenze cliniche. Colpisce soprattutto i giovani e in particolare le donne tra i 30 e i 50 anni. È molto curabile, la maggior parte dei pazienti guarisce a condizione di ottenere una rapida risposta alla chemoimmunoterapia convenzionale. Quando questa non viene ottenuta o quando la malattia recidiva, la prognosi però è molto brutta. Per questo motivo, storicamente, le risposte ottenute con la chemioterapia vengono consolidate con la radioterapia sul torace, che è purtroppo associata a un rischio elevato di secondi tumori in questa regione, quali tumori della mammella o del polmone o della tiroide, e anche a un aumentato rischio di eventi cardiaci tardivi come malattie coronariche o valvolari. Negli ultimi 15-20 anni sono emersi dati che indicavano che i pazienti in remissione definita con la PET potevano essere trattati solo con l'immunochemioterapia. E questo ha generato una controversia storica e lunghissima, per cui in alcuni paesi la radioterapia è stata in parte abbandonata, in altri, in Italia per esempio o in Germania, è stata usata invece dai più per evitare recidive in questa popolazione di giovani pazienti. Il gruppo internazionale di ricerca sui linfomi estranodali ha deciso di raccogliere la sfida diversi anni fa e di lanciare uno studio randomizzato per dimostrare se la radioterapia sia o no necessaria in questi pazienti. E lo studio è stato condotto con un grande sforzo internazionale e la collaborazione di diversi istituti nel mondo ha consentito di raccogliere il numero necessario di pazienti. In particolare voglio ringraziare il contributo della Federazione Italiana per dei linfomi, che è stato il gruppo che ha ruolato decisamente la maggior parte dei pazienti. Lo studio ha dimostrato che la radioterapia porta a un beneficio marginale e che può essere omessa con sicurezza nei pazienti in cui la PET dimostra una remissione completa del linfoma. La sopravvivenza di questi pazienti è eccellente, praticamente tutti, il 99%, sono vivi a 3 anni dall'entrata nello studio.